In questo periodo particolare, ecco, ho avuto sotto mano delle lettere scritte da Don Carlo Gnocchi, che è stato un cappellano militare, poiché è morto un paio di anni fa, e lui ha scritto una serie di lettere durante la sua permanenza nella Seconda Guerra Mondiale. Infatti lui era un cappellano militare durante la guerra di Russia. Ecco, tra tutte le lettere che ho sotto mano, due mi piacciono in modo particolare e per questo le volevo condividere con voi. In quei giorni fatali posso dire di aver visto finalmente l'uomo, l'uomo nudo, completamente spogliato. Per la violenza degli eventi troppo più grandi di lui, da ogni ritegno e convenzione, in totale balia degli istinti più elementari, paurosamente emersi dalle profondità dell'essere. Ho visto contendersi il pezzo di pane o di carne a colpi di baionetta. Ho visto battere con il calcio del fucile sulle mani adunche dei feriti e degli estenuati che si aggrappavano alle slitte come il naufrago alla tavola di salvezza. Ho visto quelli che era venuto in possesso di un pezzo di pane andare a divorarselo negli angoli più remoti, sogguardando come un cane per timore di doverlo dividere con gli altri. Ho visto ufficiali portare a salvamento sulla slitta le cassette personali e perfino il cane da caccia o la donna russa camuffati sotto abbondanti coperte, lasciando per terra abbandonati feriti e congelati. Ho visto un uomo sparare nella testa di un compagno che non gli cedeva una spanna di terra nell'isba, per sdraiarsi freddamente al suo posto a dormire. Eppure, in tanta desertica nudità umana, ho raccolto anche qualche rara fibra di bontà, di gentilezza ed amore, soprattutto degli umili, e del loro ricordo dolce e miracoloso che ha il potere di rendere meno ribelle e paurosa la memoria di quella vicenda disumana. La guerra è un momento di distacco dell'uomo da Dio, come legge morale. È un temporaneo abbandono degli eventi storici alla logica inflessione dell'errore. Così che la guerra diventa condanna, castigo e redenzione dagli errori, dai quali è originata. Condanna in quanto ne rileva tragicamente l'occulta assurdità. Purificazione in forza dei sacrifici degli uomini e delle cose. Redenzione in quanto può meritare agli uomini di buona volontà un ordine di vita migliore. In tutti questi arcani rapporti tra l'uomo e la legge morale, tra Dio e l'umanità, tra il contingente e l'eterno, chi soffre per la guerra è la vittima che paga per tutti. Rappacifica l'uomo con Dio e riconquista la pace e l'ordine ai propri fratelli. Come tale, il soldato è un piccolo e umano redentore. Dico redentore pensando a Cristo, perché la legge in forza della quale egli soffre e muore è la stessa per la quale Cristo porta e sale la croce, per gli uomini e per la loro salvezza. Ecco perché il ferito di guerra e il caduto ispirano un sentimento grave e religioso di soggezione, di venerazione e direi di culto, quale nessun altro ferito morto comune ha il potere di suscitare. Anch'io, tutte le volte che ho dovuto chinarmi sullo strazio dei miei feriti in guerra e sul corpo dei miei morti, ho
mi sono sentito prendere e soggiogare dalla stringente tentazione di inginocchiarmi e baciare religiosamente quelle ferite e venerare quella morte inferta per me e per la mia redenzione umana. Il sangue versato per la patria è una delle attuazioni più chiare e più alte della sentenza evangelica. Non c'è più grande amore di quello che dà la vita per i propri fratelli.